Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nuovamente qui signori. Oggi parleremo di achievement. Ovviamente non starò qui a farvi un pippone su che cosa sono, perché se siete videogiocatori lo sapete benissimo cosa sono. E io faccio parte di quegli stronzi, perché solo così posso definirmi, che cercano costantemente di platinare i videogiochi. Nel mio caso, ancora fortunatamente, faccio parte della categoria i videogiochi che mi piacciono. E tanto per farvi vedere con che elemento voi avete a che fare seguendomi, vi farò vedere cosa ho platinato su PS4. Di Monster Hunter tra poco vi farò vedere degli achievement che, se avete pure voi il gioco, è la tipologia di achievement che odio di più. Minutino dedicato a che cosa ho platinato. Crash Bandicoot Warped, che non è difficile, richiede solo tempo. Ho platinato ovviamente Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, ma non voglio dilungarmi troppo su questi achievement. Anzi, fatemi sapere se vi farebbe piacere un altro video dove vi parlo di tutti i giochi che ho platinato, perché ne ho platinati di alcuni veramente, veramente fastidiosi e lunghi. Non solo su PS4, ma ne ho platinati veramente tanti anche su Xbox 360. E se vedo che l'idea vi piace, magari vi realizzerò un secondo video dove vi mostrerò tutto ciò che ho platinato e magari consigli che vi posso dare per platinare al meglio i giochi. Vabbè, vi darò qualche direttiva, va. Ma adesso, signori, se avete anche voi il gioco Monster Hunter World, vi mostrerò in primis come prendere questi achievement, quindi se non lo sapevate, sapevatelo. Ma, come prima cosa, vi mostrerò quali sono gli achievement che odio di più in assoluto. Gli achievement randomici. Quelli dove non serve la tua bravura, ma è soltanto RNG, ovvero Random Number Generator. Achievement che si basano sul buco di culo. Trova quell'oggetto che spawna all'interno della mappa una sola volta su un milione. Lì non è bravura, lì non è capacità di riflessi, lì è soltanto puro culo. E lì ci sta gente che a culo e alla prima botta trova le cose, e poi ci sta gente come me, che deve stare 4 ore e mezza a fare entra ed esci in un livello per trovare quello che deve trovare. Detto ciò, vediamo insieme questi achievement di cui vi parlo. E come primo achievement vi mostrerò questo trofeo nascosto, dove dovremmo semplicemente catturare il pesce noto come fossile vivente. Per farlo dovremmo fare una spedizione alla valle putrefatta. Per comodità vado all'accampamento 11 perché è quello più veloce. E questo achievement, come vi ho già detto, si basa puramente sul buco di culo. Qua vi mostro dove si trova nell'area 15, si trova sul Mosswine, quantomeno gli achievement in realtà sono 2, mi sono dimenticato di mostrarli. Per evitare di fallire brutalmente l'achievement, vi consiglio di mettere il mantello mimetico. E non solo, se vede anche il vostro gatto, fuggirà altrettanto, quindi vi consiglio di lasciarlo all'accampamento per evitare spiacevoli conseguenze. E capite bene, dopo 4 ore e mezza che lo cercate, fate entra ed esci, capite bene, non è proprio una bella cosa arrivare là davanti e lui vola via, quindi... Vabbè, qua sto mettendo la rete da cattura e mi porto avanti. E anzi, l'unico lato positivo di questo achievement è proprio che di questi due, ovvero il pesce e l'uccello, che comunque adesso vi mostro, è che non vi serve nessun'altra cosa, ok? Voi dovete fare semplicemente entra ed esci, non vi serve altro, a differenza di un altro achievement che magari lo trovate soltanto all'alba nella mappa, ok? Qua vi serve solo culo, lo trovate sempre, va. E lo dovreste trovare qua sopra, quantomeno l'uccello di cui vi parlo. E l'achievement si basa su questo, anzi gli achievement. Il pesce fossile lo si trova là. Se non lo trovate, e non lo troverete alla prima, che cosa fate? Uscite dalla spedizione, ne iniziate un'altra, ritornate qua, guardate sopra il maiale e guarda, non c'è... Io qui sono andato perché a senso mio speravo, magari lo trovo, ma no. Guardo lo specchio dell'acqua e non c'è nulla. Quindi di nuovo, entra ed esci, non c'è nulla, non c'è nulla. Entra ed esci, non c'è nulla, non c'è nulla. Entra ed esci. Qui vabbè, vi ho tagliato tutte le clip inutili che ho registrato e come vedete, finalmente trovo il pesce
dell'achievement. Qua vabbè, metto la canna da pesca, seleziono come esche l'insetto dolcetto, semplicemente dovete averlo nell'inventario, tirate la canna, vedete, lui abboccherà al volissimo e catturarlo è abbastanza semplice. Semplicemente funziona a culo, dovrete fare entra ed esci fino a che non lo trovate. Non è difficile, è solo palloso, però alla fine trofeo guadagnato, il fossile vivente. Ho catturato il pesciolino. Ma adesso arriva la parte veramente bella. Ho continuato a fare entra ed esci e alla fine l'uccello l'ho trovato. L'unica pecca è che poi la clip l'ho persa. Quantomeno non ho registrato la parte della cattura, ma solo la fine. Debit. Ragazzi, un tipo duro. Non ci voglio credere. Ho trovato sto cacchio di uccello che ci ho messo 6 mesi e mezzo. Ho perso la clip. Guardate. L'ho catturato 3 minuti fa. L'ho catturato. Non ho registrato la clip, ragazzi. Quindi adesso vi metterò una clip presa da internet per farvi vedere come dovreste trovarlo sto uccello nero, no? Semplicemente arriverà il punto in cui troverete questo uccello sopra questo maiale. Vi mettete la rete da cattura e raga, state attenti! State attenti perché avrete a disposizione un solo lancio, eh? Lui l'ha catturato e ovviamente gli ha dato l'achievement. Ma continuiamo, signori. L'achievement cattura una creatura che risplende d'arcobaleno. È l'achievement coccole per tutti. Questi due achievement li potete fare sempre nella stessa zona, questa volta alla foresta antica. Qui fortunatamente ho registrato il tutto. Andate all'accampamento numero 1, cioè vi parlo tipo a modo di tutorial perché se avete il gioco magari vi tornerà utile. Qua mi sono soffermato a guardare la cassa che aveva totalmente perso le sue texture. Ma vabbè. Andate leggermente più avanti, vi mettete già da subito il mantello, ma proprio prima di arrivare ai dinosauri, perché dovete sapere che proprio qua potete trovare su uno di questi dinosauri degli uccelli che ovviamente, quantomeno in questa clip qua, non ho trovato. Ma se andate più avanti, sappiate che questa volta soltanto all'alba o al tramonto, vedete qua che mostro il cielo per farvi vedere che era l'alba, troverete in questa zona qua dove sto andando io lo scarafaggio che vi darà l'achievement, lo scarafaggio arcobaleno. Questo qua raga è semplicissimo, io l'ho trovato alla seconda, perché lo trovate ogni qualvolta è alba o tramonto, quindi questo qua è veramente molto semplice. Gli tirate la cosa e catturate l'insetto arco d'arcobaleno e sbloccate la cima. E adesso penso uno tra i più difficili, quantomeno uno tra i più rari. Allora, ho fatto entra ed esci per circa mezz'ora. Signori, eccoli là. Allora, prendiamo la rete di cattura. Sentiteli che carini. Pucci. E bam! Eccolo qua. Rallus mollis. Catturato. Coccole per tutti. Sì! Però posso dirvi che nonostante siano un dito nel popò da catturare, andando agli alloggi si possono ammirare in tutto il loro splendore. Come vedete, questo qua è l'uccello morbidoso. È pucciosissimo. Che carino. Un'ora e mezza ci ho messo per catturare lui, forse anche di più. Nell'acquario che si trova qua potete vedere il pesce leggendario. E poi qua sopra è l'uccello ruvido, come si chiama lui. Poi vabbè, ci sarebbe anche lo scarafaggio che potremmo posizionare, vedete. Ma personalmente preferisco molto di più il Rallus rigidus, che è molto molto più figo. Quantomeno il gioco vi dà la possibilità, dopo che vi siete fatti un mazzo così per trovarli, di poterli osservare per ore e ore e ore. Ma da qui a dire che questi sono gli achievement più difficili o lunghi di Monster Hunter World, ce ne vuole. I veri due achievement più difficili di tutto il gioco sono proprio questi. Apriamo la mia tessera gilda,
sono le corone d'oro. E gli achievement in questione sono: trova tutte le corone d'oro piccole e tutte le corone d'oro grandi. Potete vedere che io la prima pagina l'ho tutta completata, la seconda pagina mi manca ancora qualcosa, ad esempio mi manca il Radoban piccolo, il Leggiana piccolo, mi manca il Palumu grande, lo Tsitsiyaku mi manca sia piccolo che grande, il Kirin l'ho trovato solo piccolo, il Teostra l'ho trovato piccolo e ho anche una clip dove l'ho battuto. E per chi non conosce il gioco, cosa stanno a significare queste corone? Di base, tutti questi mostri hanno una grandezza in media. Per farvi capire molto semplicemente, il Gran Jagras in media ha questa grandezza qua. Adesso, se avete molto culo, ma veramente tanto culo, vi può capitare che nella mappa vi spawni un Gran Jagras di queste dimensioni. È molto più grande della media e quindi è un corona d'oro. Stessa cosa magari vi capita tanto, tipo un micetto piccolissimo che anche lui è una mini corona d'oro. Semplicemente bisogna trovare il mostro più grande o più piccolo della sua specie. L'uragan che ho ucciso io, quello grande, è 2449.77. Non si sa cosa, se metri, chilometri o banane. La grandezza è 2449. La corona d'oro è a 2450. Mi serviva trovare un uragan 10 cm più grande. Detto ciò, io spero comunque tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Se anche voi avete il gioco Monster Hunter World, ci giocate come ci gioco io e avete intenzione di platinarlo, sappiate che non mi dispiacerebbe giocare con qualcuno di voi, visto che gioco tantissimo multiplayer. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vi risponderò con un commentino e vi aggiungerò su PS. Così potremmo giocare. Rispondo già a tutti quelli: Pepo, giochi a Fortnite? Altri giochi? No, raga, no. Se volete, gioco a Monster Hunter online. Altri giochi non ci gioco perché mi piace questo e per ora sto nerdando su questo. Poi, prossimamente, se ce ne saranno altri, ben venga. Detto ciò, signori, io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti e ditemi in vita vostra quali sono stati per voi gli achievement più difficili che siete riusciti a prendere. Qualunque esso sia il videogioco. Detto ciò, noi ci vedremo ad un prossimo video. Vi voglio bene e ciao ciao. Il video è finito. Iscriviti al canale. E se te li sei persi, guarda questi video qua. Yeah. E basta, tutto qua. Se poi hai visto anche questi due video, ci vedremo domani con un prossimo. Forse.